Consulta a tutti e bentornati su Zant Factor, riacceso su Dark Souls 3. Questo video vi mostrerò un modo veloce per farmare un po' di anime. Allora, innanzitutto dobbiamo andare al falò. Dopodiché viaggiamo alla... Dov'è che è? Dobbiamo andare a Iritil. Che è qua, eccola qua. Dobbiamo andare al falò della Magione Lontana, a Iritil della Valle Boreale. Una volta spawnati, dirigetevi indietro verso Iritil, non verso le prigioni di Iritil. Qua dove c'è il laghetto molto tranquillo. Quando siete nell'acqua tenete premuto B, che tanto non consuma vigore, ragazzi, quindi... misura tempra, fatica, come volete definirla. Entrate dentro questo canale e qua dentro troverete questi demoni ragno capelloni. Sono molto semplici da far fuori, hanno un paio di attacchi, questo qua che avvelena e questo che colpisce semplice. Questo qua rimarrà fermo, quindi non avrete neanche problemi di colpirlo. Questo tata, fatto. Adesso io ve li sto facendo proprio veloci, ragazzi, giusto per farveli vedere. Questi qua vi consiglio di farli uno alla volta, perché tutti e tre insieme possono darvi qualche problema. E così, come vedete, abbiamo fatto più o meno 7000 anime. Dopodiché, una volta fatto, uccisi tutti i nemici dell'area, basterà tornare al falò. Tenete sempre premuta la B, ragazzi, qua per correre. Basterà tornare al falò per far respawnare i nemici. Dobbiamo andare qua, ok. Poi basterà tornare indietro e i nemici saranno respawnati e quindi potremo recuperare altre anime. Se ne fanno più o meno 7000 qualcosa a giro, quindi potete tranquillamente... Ah, ok, sono spaventato, so che era qualche invasore. Potete tranquillamente farli tutte le volte che volete e farmare così anime in modo semplice e veloce. Non vi consiglio di usare le ossa del ritorno, perché alla fin fine il falò è vicino e non vale la spesa alla fin fine. Io per esempio l'armatura di ferro nero che sto indossando l'ho presa farmando anime qua sotto. Bene, e questo era tutto, spero che il video vi possa essere utile. Un saluto a tutti e alla prossima, ragazzi.